Acido ialuronico. Ma che cos'è questo acido ialuronico? Nei cosmetici, negli integratori? Vai dal benzinaio, signora, benzina diesel o acido ialuronico? L'acido ialuronico è un molecolone piatto, plano, che proprio per questa sua conformazione piana riesce a penetrare bene nella pelle. Infatti le molecole che hanno una conformazione del genere sono quelle che maggiormente riescono a penetrare. Si hanno acidi ialuronici a pesi molecolari differenti, però diciamo che in linea di massima il suo utilizzo nei prodotti cosmetici è sempre lo stesso, cioè è il re dell'idratazione. Come funziona e dove si trova? Innanzitutto dove si trova? L'acido ialuronico una volta viene estratto dalle creste del gallo. Praticamente la cresta del gallo può arrivare a pesare anche un etto e l'1% è tutto acido ialuronico. È ovvio che adesso poveri galli vengono lasciati in pace, giustamente, e gli acidi ialuronici che si utilizzano sono di derivazione batterica, di solito vengono fatti in colture batteriche e quindi vengono prodotti in laboratorio, ma comunque la loro produzione è un processo molto costoso, tant'è che l'acido ialuronico come sostanza costa tanto, ma davvero tanto. Le persone che fanno infiltrazioni di acido ialuronico, soprattutto anche alle articolazioni, ginocchia, spalle, gomiti, eccetera eccetera, sanno quanto costi una fialetta di acido ialuronico. Come funziona? Fondamentalmente, perché il re dell'idratazione? L'acido ialuronico richiama molta acqua dall'esterno. Pensate che un grammo di acido ialuronico riesce a tenere legata a sé fino a un litro di acqua. Un grammo di acido ialuronico, un litro d'acqua. Perché ha una struttura molto affine a quella dell'acqua in chimica, molto polare, che riesce a tenere unita l'acqua a se stesso. In questo modo che fa? Richiama l'acqua dall'esterno in un prodotto cosmetico e idrata la pelle. Un prodotto idratante top è un prodotto che deve avere l'acido ialuronico, perché l'acido ialuronico idrata come nessun altro. E noi abbiamo capito ormai che il segreto per contrastare l'invecchiamento cutaneo è l'idratazione della pelle. Avere sempre una pelle idratata al coefficiente giusto. Quindi acido ialuronico sempre e comunque nei prodotti idratanti, ma non solo. E se ti è piaciuta questa curiosità, like, condividi e ci vediamo alla prossima. LaboratorioSabatelle.com. Ciao!